questa serata strepitosa, la terza edizione di Livorno Music Award, che non è altro che la voglia di condividere con la nostra città lo sforzo che fanno gli artisti per andavanti, per conoscere, per farsi conoscere. Quindi farei un applauso a chi organizza da 3 anni questo evento strepitoso, che è sempre difficile portare fino in fondo, ma noi ce la facciamo, perché grazie anche a Cheggio, a Mimmo, a Toto, ce la facciamo. E ora l'ultimo premio, ultimo ma non ultimo, e direi anche di prendere la scaletta nella categoria Best Live Act, e con questo vorrei l'applauso, perché qui si parla del miglior concerto dal vivo. E gli artisti sono i Tres, che non hanno bisogno certo di presentazioni, tutti li ricorderanno per lo splendido live realizzato al gazebo della terrazza Mascagni. Poi ci sono i Seven Years, che hanno fatto il tour in Giappone. Un applauso, un tour in Giappone, ragazzi, io solo di sushi prenderei 6-7 iri, grandi Seven Years. Poi i Biffers sono una delle band più seguite e apprezzate del panorama punk rock livornese, ma suonano spesso anche oltre confine. Dopo il tour in Spagna sono in procinto di partire per il nord Europa. Un applauso anche a Biffer. Poi Garibaldi Bros, un nome, una garanzia, Garibaldi Bros, dove suonano, fanno ormai sold out, una band di musicisti strepitosi che è conosciuta anche fuori dalla nostra città. I Platonic Dive, che sono riusciti a ritagliarsi un posto importante nell'ambito della musica post rock, e quest'anno addirittura hanno aperto il concerto a Blonde Red Dead, quindi grande applauso anche a Platonic Dive. E poi ultimo ma non ultimo, Alessio Franchini, cantatore livornese che da anni collabora con i Garibaldi, con Gary Lucas, scusate, il leggendario chitarrista di Jeff Black, lei grande artista, col quale ha realizzato un bellissimo concerto a Migliano, un altro orgoglio labronico. Applauso. E qui vorrei chiamare a dare il premio Mimmo La Rosa, nonché, cosa ho detto? Ho sbagliato il nome. Va bene, Mimmo, cosa hai detto? Mimmo, cosa devo dire? Mimmo senza l'articolo, Mimmo Rosa. Mimmo, lo so. Se no Mimmo e basta. Però è bello Mimmo La Rosa, io per esempio Michele La Crestacci, no, è blu, no, il Crestacci. Lo Crestacci. Michelo. La parte comica è Michelo. Bene, Michelo. Quindi Best Live. Mimmo, ci sei? Ora, ti devo dare una mano. Ti tengo il premio. Tienimi il premio. Vai. La busta. Miglior gruppo live, ultimo premio, ragazzi. E chiudiamo anche il Livorno Music Awards del 2015 con i Garibaldi Bros. I Garibaldi Bros, vincitori e Best Live Act. E c'è emozione, c'è entusiasmo, c'è voglia di gridiamolo tutti insieme. I Garibaldi Bros, microfono Lizio che dice a Ivan. No, non ci si crede, non ci credono nemmeno loro. Una band in cui Cage ha creduto dall'inizio proprio, dai. Io ricordo gli ultimi due concerti, Halloween, Pasqua, un bordello di gente saltava, non so se sono malati quelli che ci vengono a sentire o noi, comunque è stato un gran piacere. Un applauso per i Garibaldi Bros, Best Live! Un saluto particolare a Apo, uno dei nostri primi fan. Grazie. Vedo un sacco di fotografie, momento straordinario. Quindi, te c'è il microfono, Carlo, devi dire qualcosa. Io dico grazie. Grazie a tutti. Alessio, di qualcosa a questi. Sì. Questi sono un gruppo che produrremo perché faranno successo. Fra l'altro dai reggiseni e le mutandine, no, li hanno tirate, no, lui, un po' più tenzenissimi, no, mia grande lui. Tra l'altro, siccome loro, noi, specialmente io con la rubrica sul Tirreno, parlo di musica originale, loro ora si sono messi a fare anche canzoni proprie. Quindi potete vedere il loro nuovo singolo che si chiama? Si chiama Life is a Mystery, che è disponibile da Symphony in Piazza Cavour e a brevissimo su iTunes. E ai nostri concerti, questo ha suggerito. Quindi Garibaldi Bros. Garibaldi Bros, un applauso migliore. Il grandissimo chitarrista Valerio, Carlo Emiliano, veramente. Bravissimi, grazie. Grazie.
è stato un piacere. Grazie a voi. Spammate la foto col premio, mi raccomando, perché no, vabbè, cioè, quando ci vuole ci vuole, cioè, i live è una coreografia, se l'ha studiata, ma non ci è venuta per niente bene, guarda. Potevi fare l'imitazione di Carlo, ma è, no, ma non ce la faccio un coriccio, perché e gli occhiali gialli non ci sono, quindi niente da fare. Quindi voi siete stati l'ultimo premio ora si va tutti a ballare, qui c'è Don Laberte, poi c'è, ma c'è anche la svolta sound, qui ragazzi si balla fino a domani, si butta di fuori, tra l'altro c'è anche Renzi lì nel seggio elettorale chiuso in una teca, fino a lunedì non esce. Quindi un applauso grazie ragazzi, ci vediamo il prossimo anno. Non c'è quattro viene da sé. Sì, ormai il terzo è stato fatto. Grazie, Garibaldi Rossi. Grazie a Mimmo Rosa. Noi ringraziamo, vai Alessio, che per i ringraziamenti. Allora, ringraziamenti si sono fatti all'inizio e si rifanno alla fine. Allora, grazie al Tirreno, il giornale della vostra città, della redazione di Livorno, di Cecina e il web che ci ha sostenuto quest'anno più che mai, a tutte le band che hanno partecipato, quasi 120, naturalmente a Percorsi Musicali che ha dato il premio, a questo fantastico locale Mimmo e Toto. A Michele, che è un presentatore fantastico, a Dario Serpa che non è venuto. Dov'è Dario Serpa? È quello che insomma quest'anno è il maggiore responsabile del successo dell'evento, capoverso, e quindi grazie a tutti, al prossimo anno. Grazie a tutti, al prossimo anno, ora ballate, divertitevi e bevetevi a profusione. Ciao, al prossimo anno, ciao, grazie a tutti. Ciao.